4 giugno riprende l'attività importante a Joppolo con Mangia e Passia, insomma dopo 2 anni di Covid vediamo tanta gente venire qui a Joppolo, sindaco, una bella soddisfazione. Eh sì, finalmente ritorniamo alla normalità e come ogni anno, anche quest'anno abbiamo organizzato il giorno 4 giugno, gli altri anni l'abbiamo fatto il 2 di giugno in occasione della festa della Repubblica, questo evento di Mangia e Passia in collaborazione con Lega Ambiente. E finalmente sono molto soddisfatto nel vedere tanta gente partecipare, perché si ritorna effettivamente alla normalità, ne avevamo un po' tutti di bisogno. Mangia e Passia è un appuntamento importante anche da un punto di vista enogastronomico. Eh sì, ci sono tantissime prelibatezze che i nostri concittadini e non solo concittadini stasera stanno preparando qui a Joppolo, e la gente vedo che sta rispondendo molto bene. E anche questo 4 di giugno, giornata organizzata per i piccoli comuni, questo lo voglio sottolineare insieme con Lega Ambiente, quest'anno l'attività è sulle comunità energetiche e quindi anche noi ci stiamo muovendo in questa direzione attraverso i fondi che potrebbero arrivare dal PNRR. Il 4 giugno è preludio di una iniziativa classica che finalmente quest'anno dovrebbe riprendere, ma questo ce lo dirà lei, che è la Sagra del Melone. Eh sì, anche questa sarà la prima iniziativa di quest'anno e poi ci sarà la famosa e bellissima estate joppolese con la Sagra del Melone Giallo, che è il clou di tutte le manifestazioni estive. Qua stasera abbiamo anche come ospite il nostro chef ormai di fiducia, Rosario Matina. Grazie. Bene Rosario, allora intanto che te ne sembra di questa ripresa dell'attività del Mangia e Passia, anche come idea, come affluenza, una tua impressione a caldo? Ma guarda, i numeri sono schiaccianti, la piazza è strapiena, un'organizzazione perfetta, per cui i migliori complimenti a chi ha organizzato e ci ha messo il cuore oltre l'ostacolo per organizzare questo evento. Non è facile, perché i primi eventi di quest'anno sono una sorta di rodaggio per quello che sarà la stagione un po' tutta in Sicilia. I migliori complimenti e dire, vedere tutta questa gente qui in un piccolo paese ci lascia ben sperare per la stagione che verrà. Ecco, ci anticipi qualcosa per la Sagra? Guardi, io oggi mi voglio godere in pieno quello che è l'organizzazione e l'essere di questa festa. Quando si chiuderà il sipario parleremo anche della Sagra del Melone, che sicuramente ci saranno grandi aspettative, quest'anno faremo grandi cose assieme a questa amministrazione. Ecco, piccola parentesi, ti abbiamo visto recentemente a Cannes. Reddy Carpenter a parte, diciamo, mi godo la nuova piazza di Joppolo, bello stemma, insomma, illustrativo. Grazie. Bene, non poteva mancare all'appuntamento di Mangia e Passia, Lega Ambiente, Claudia Casa, un'iniziativa che continua per i piccoli comuni, oggi è importante ritornare a vivere, stiamo vedendo anche dall'affluenza delle persone che apprezzano l'iniziativa. Ma devo dire che molti erano scettici sulla riuscita di questa iniziativa, forse perché l'abbiamo organizzata in pochi giorni, ci siamo in qualche maniera improvvisati sulla scorta dell'esperienza del passato, ma era comunque un punto interrogativo. Invece devo dire che questa sera veramente stiamo provando una grandissima soddisfazione e anche tanta felicità, devo dire, perché questa è veramente la prima occasione in cui veramente ci sembra di essere ritornati a 3 anni fa, quando appunto questa piazza era solita riempirsi all'inizio di giugno per dare poi il via all'estate joppolese. Ecco, parliamo dell'iniziativa dei piccoli comuni che voi organizzate anche nazionalmente. Sì, per noi questa è la 19ª annualità in cui organizziamo Voler Bene all'Italia, che è la festa della piccola grande Italia, e noi contiamo moltissimo su questa piccola grande Italia così laboriosa, così ricca di valori, di tradizioni, e vogliamo aiutare questi piccoli comuni a crescere anche approfittando di quelli che sono i fondi messi a disposizione nel PNRR, per esempio per quanto riguarda le comunità energetiche. Noi vogliamo che ci sia una giustizia ecologica e sociale insieme, e le comunità energetiche servono appunto a questo, ad andare a favorire soprattutto le classi meno abbienti
chi comunque si trova oggi in povertà energetica e ha difficoltà veramente a raggiungere la fine del mese, proprio perché adesso veramente l'energia è diventata la spesa più cara per tutte le famiglie. Quindi uniamo le due cose, da un lato divertimento, dall'altro lato coscienza di quelli che sono i problemi attuali e volontà di dare un contributo che vada in questa direzione. Sono Cristina Tacconi, sono la referente del gruppo del cammino della Via Francigena Siciliana. Io vengo da Prato, siamo un gruppo di 30 persone e abbiamo percorso tutto il tratto da Palermo e da Agrigento, questa sera a Savaiopolo, e abbiamo avuto anche la fortuna di questa grande festa. Un paese molto accogliente, siamo stati benissimo, perché l'accoglienza siciliana è veramente molto valorosa. Ecco, parliamo della vostra polisportiva Aurora, qual è il vostro obiettivo, il vostro scopo sociale? Allora, noi siamo un gruppo di volontari e insieme portiamo a passeggiare, diciamo, anche persone che provengano dal disagio psichico per favorire l'inclusione sociale. E voi state facendo un po' le tappe della Via Francigena in altre parti della Sicilia, come sta andando? Per ora l'abbiamo fatta da Palermo, domani arriviamo ad Agrigento e abbiamo concluso. Ecco, come trova questa festa? La trovo bellissima, bellissima, siamo felicissimi di essere qui, veramente. Mi porterà un bel ricordo. Bellissimo, ricordo anche del sindaco, simpaticissimo. Ecco, una maglietta che porta anche il sindaco, dalla terapia alla terapia, ce la spiega? Sì, perché è un messaggio, abbiamo iniziato 7 anni fa con questi cammini e il titolo l'ha dato un nostro amico e ad oggi non c'è più, e quindi per noi dalla terapia alla terapia voleva dire che da una terapia noi camminando si vuole mandare un messaggio e si può raggiungere anche altri orizzonti diversi. Sindaco, allora, a conclusione del servizio, soddisfatta di questa presenza, dalla terapia alla terapia, insomma, io ho oggi al centro anche di questa iniziativa. Eh sì, noi, a parte che la Magna Via Francigena per noi è un'occasione di sviluppo, di accoglienza, di far conoscere questo piccolo centro. Oggi poi è stata una bellissima giornata, ci siamo incontrati tutti in comune, abbiamo insieme discusso di quella che è l'attività che fanno questa polisportiva, la polisportiva Aurora. Io sono felicissimo oggi di averli qua con noi, non voglio fare una battuta che ho fatto, che ormai ho nominato Cristina come mio vice sindaco. Contenta? Contentissima. Speriamo di riaverla allora alle prossime edizioni. Spero anch'io di tornare. Luciano Giusti, sono educatore. Come valuta questa iniziativa, la vostra presenza qui a Ioppolo? Allora, io credo che il cammino per la nostra salute mentale, per la nostra testa, è veramente la medicina, e noi lo facciamo da molti anni e ci accorgiamo che questo moltiplica, no? Tutta una serie di cose per coloro che hanno passato un bruttissimo momento. Quest'anno, appunto, venendo in Sicilia, che forse sembrava lontano, difficile, invece ce la siamo cavata molto bene. Grazie. Dopo 2 anni di pausa, insomma. Esatto, 2 anni di chiusura hanno influito molto. La salute mentale è passata come la prima malattia in Italia, e quindi curarla con dei messaggi di questo tipo è veramente straordinario. Grazie anche all'accoglienza siciliana.